Ed eccoci qua, la prima intervista di Docenti Presenti. Oggi c'è con me Luca Scalzullo e ho proprio voglia di fargli alcune domande perché non vi nego che già ci conosciamo, quindi essendo la prima intervista volevo andare su un terreno conosciuto. E poi secondo me lui è un super professore, quindi assieme oggi scopriremo un po' di cose. Sarà un'intervista veramente semplice che va a ricordare a tutti i nostri cari docenti che siamo persone, quindi che siamo esseri umani. E prima di tutto, ciao Luca! Non mi avevi detto che ero il primo, non sarei venuto, però va bene. No, lo sai che io ti voglio bene e devo sperimentare per forza con te. Quindi, pagherai in birra appena possiamo vederci, sa. E ne abbiamo già di tante arretrate, non sapete perché si parla di birre, ma io e Luca siamo appassionati di birra, ma soprattutto di videogiochi, quindi i nostri messaggi su WhatsApp tendono alla tipologia di birrificio fino ad arrivare all'ultimo videogame scaricato per i nostri figli, giusto Luca? Di solito è così. Allora, intanto Luca, dimmi chi sei? Ecco, cominciamo con le domande facili, non lo so manco io. Questa è già introspettiva, chi sei, cosa allora ti piace insegnare, quali sono i tuoi hobby, veramente dimmi tutto quello che ti passa per la testa. Sono Luca Scalzullo, è il nome e il cognome. Vivo in Campania, sono nato e cresciuto a Salerno, anche se poi la mia famiglia è di origine avellinese, e insegno in una scuola media, insegno tecnologia, e poi mi chiedo dei miei hobby. In questo sono un tipo strano, ma non solo in questo. Non so, no, nel senso che da un lato, te lo dico così, se c'è qualcosa che mi passa sotto gli occhi che non so fare, diventa un mio hobby. Cavoli, interessante. È complicato da spiegare. Spesso è per una falsa presunzione, nel senso che, non so, ho imparato per esempio a giocare a scacchi perché sapeva giocare la mia ex fidanzata e questa cosa io non la sopportavo, che lei sapeva fare una cosa che io non sapevo fare. E quindi poi ovviamente poi succede che scopri per un motivo sbagliato qualcosa che diventa una passione inarrestabile, il caso degli scacchi, non lo so. Sì. Mi piace il disegno, mi piacciono i fumetti, mi piacciono i cartoni animati, mi strapiace il cinema, mi piacciono i libri. Mi piace bere e mangiare, mi piace la buona compagnia, indipendentemente dall'età, mi piace assai, proprio assai, perché la trovo una materia empatica come poche, la storia, ma non solo quella dei libri. Non so se ti è mai capitato, conoscendoti sicuramente sì, passare le serate su una panchina in estate con un vecchio, ma vecchio. Sì. Cioè, uno che tu c'hai 12 anni e lui ce l'ha 90. Sì. E come fai a dire non ti piace? Insomma, questo è come diceva il mio professore americano, mi aveva definito un "you are a verbal man", diceva, sei un uomo fatto di parole. Non ho mai capito se fosse un complimento o meno. non è ancora. Beh, io l'ho trasformato in un complimento. Sbagliare, Luca, secondo me ti conveniva proprio. Mi piace dirlo a mio figlio, sono un uomo che racconta storie. Mi piacerebbe diventare un uomo che racconta storie. Poi inutile dire che io e te siamo i figli di una generazione fortunata. Ne parlavo poco fa con alcuni studenti, perché poi finisce che ci diventi amico con gli studenti, anche se ti dicono che pedagogicamente non si fa. Però poi la sera abbiamo il club degli amici che si fanno la chiacchierata. E gli raccontavo che noi siamo di una generazione fortunata, la generazione del VIC 20 e del Commodore 64. Ma non perché abbiano avuto un'importanza tecnologica particolare, insomma, erano due computer che erano, avevano una memoria circa un milionesimo del peggior cellulare di oggi. No, è perché noi abbiamo imparato la pazienza. È che con quello, sai, io ricordo, me lo regalarono perché era d'uso regalare in terza media il Commodore 64, lo accesi e mo...
e non c'erano riviste, non c'era internet, non c'era qualcuno che ti insegnasse, però c'era il vantaggio che premevi un bottoncino, eri nel codice, cambiavi e provavi. Vero. E, guarda, e alla fine non so se siamo diventati programmatori, ma abbiamo cominciato a smanettare. Io mi ricordavo, guarda, un piccolo aneddoto, io mi ricordavo che avviavo il Commodore 64 con i miei amici, e quello con la cassetta, andavo giù a giocare a pallone e poi si faceva chiamare da mamma quando fischiava. Ci voleva una media di un quarto d'ora per caricare ogni gioco. Sì, un quarto d'ora. Dovevi stare attento perché la molla che regolava la cassetta si allentava, quindi c'era quella vitarella e quel buco centrale che tu dovevi regolare. Era giusta. Quale digitale era giusta quando il rumore che faceva, che era infernale, era a livello più acuto, allora lì sapevi, avevi speranza di caricare. Infatti dicevo: mamma, chiamaci quando senti questo rumore. Però era una generazione di avanguardisti. Prima del 64 io ricordo quando arrivò l'Intellivision Atari con Pong. Ne ho parlato con i ragazzi, sai, schermo nero, una linea bianca centrale, due mazzarelle bianche che si spostavano, velocità ipnotica, cioè lentezza assoluta, però era qualcosa di straordinario perché per la prima volta ci sentivamo soggetti, dominatori della televisione, la televisione faceva quello che dicevamo noi. Sì, vero. E quello ha segnato l'amore per la tecnologia, evidentemente. Ma soprattutto quella curiosità infinita di smontare, di scoprire, di provare, di e quindi quello è stato un momento. E sai, quando poi scopri un po' di studenti che hanno uno svantaggio rispetto a noi, che è anche il loro vantaggio, cioè hanno tutto a portata di telefonino, cioè l'intero uscibile. E ora è un gioco nuovo, lo scarichi. Non è uguale, però era divertente. Quindi, insomma, noi veniamo da quella generazione. Quella ha determinato in molti di noi, ma insomma, non è che è il nostro completo appannaggio, però questa curiosità che mi spinge è nata in quella maniera. Che bellezza. Senti un po', ma la scintilla dell'insegnamento, cioè quando e perché hai scelto di insegnare? Ti disilludo immediatamente. Ma provo a raccontartela così: madre, padre, sorella, suocero, suocera e cognata, sono tutti insegnanti. Aspetta, che non è finita. Quindi ti hanno minacciato, mi vuoi dire che ti hanno minacciato? No, è molto più a casa mia le feste comandate sono collegi dei docenti. Non sono... Eh sì, ma no, ma guarda, ti capisco in parte perché tu non lo sai, ma io in comune ho che un suocero, una suocera che insegnano. Quindi allora, io ho vissuto... Io per tutta la vita ho rifiutato il mondo dell'insegnamento. Convinto, non so se ha torto o ragione, ma non sarò io a svelare l'arcano, che fosse una categoria di persone avulsa dalla realtà. Cioè, ti giuro, no, ma ero molto critico su questo, cioè talmente concentrata sul mondo della scuola, che ritenevo completamente staccato dalla realtà, da vivere in funzione dei libri, delle pagine dei libri e non della realtà. Per cui ho sempre rifiutato l'insegnamento. Finito il liceo classico, appassionato della cultura umanistica, volevo fare lettere classiche. E fu il mio professore di italiano e latino che, nel tentativo di spingermi in questa direzione, mi disse: pensa che bello, tu spiegherai Leopardi e poi rispiegherai Leopardi e poi fino a che Leopardi non scorrerà dentro di te. Io dissi: oddio, per 40 anni spiego Leopardi, che palle. E non l'ho fatto, capito? No, feci ingegneria, cioè tutt'altro. E pensa che a ingegneria invece fece un altro errore, mi sembra quell'errore che faceva l'onorevole Fassino, no? Si faccia un partito e faccia vedere quello che vale, no? Da ingegnere chimico non avrei mai fatto l'ingegnere civile. Ecco, nella mia vita ho fatto due cose, l'ingegnere civile e il professore. Per cui cominciamo a dire questo. Allora, dopo anni di ingegneria che vi risparmio nel racconto, è arrivato a un punto che i sogni di gloria hanno ceduto il passo, e ricordo una frase di mio padre
scoprirai di essere cresciuto quando passerai da poeta a ragioniere, cioè quando devi fare i conti a fine mese, scopri di avere una moglie, un figlio piccolo e che la libera professione curiosamente non ti consentiva di pagare le bollette. Nel senso che arrivi il mese che tu pigli un sacco di soldi, ma poi per 4 mesi ti devi fare, devi lavorare. E non era semplicissimo, non era un andamento regolare, per cui uscì il concorso e io sono entrato nella scuola, pensa che illuso, per pagare le bollette. Non tutto il resto, tutta la poesia è tutta fuffa. Dell'andamento non regolare capisco benissimo. No, lo so, ma io lo vivo. So che giornalmente. È la sensazione. Non, sai che quando dovevi farti pagare dai clienti è come se percepissero l'odore, avevano un grasso. sì, hanno un terzo, hanno un settimo senso ben sviluppato. Percepivano il tuo avvicinamento e sparivano per settimane. Sì, capisco. Il problema è poi, sai, entrato nella scuola, avevo avuto esperienze di insegnamento all'università, però sai, insegnare all'università con praticamente tuoi coetanei è diverso. Sì. Con la media, mi ricordo che chiesi a mia suocera, perché lei insegnava italiano in una scuola media, disse: signor, ma spiegatemi, secondo voi, lei disse, no, guarda, due consigli mi disse. Sempre dalla parte degli studenti, che è una cosa che ho seguito, però se mantieni la distanza tra te e loro, che ci sia sempre un muro, sai, rispetto, poi lo perdono. Entro in classe, applico contro ogni legge della natura, perché i consigli delle suocere in genere si disattendono. Io seguì quella volta, no? Seduto dietro la cattedra, feci lezione. Passarono, Daniele, ma forse 10 minuti? E si alzò una ragazzina, che adesso ha 19 anni, che si alzò, mi guardò negli occhi e col fare tutto campano mi disse: professor, qua è inutile che spiegate e che parlate, qua ci dovete far capire prima che è la vostra materia e poi ci dovete pure convincere che ci piace. Sai che è un atteggiamento camorristico, un atteggiamento molto... Allora io che dissi? Mo la uccido, le metto una nota, mando al preside o accetto la sfida. E lì è cambiato il mondo, il mio mondo è cambiato, perché ho accettato una sfida, non sono più stato seduto dietro la cattedra, salvo quest'anno per evidenti ragioni di distanziamento. Sono cioè, quindi stato... paradossalmente tu sei... entrato nella zona di comfort perché eri seduto mentre la maggior parte dei tuoi colleghi si è ritrovata in mezzo a loro ed è cambiato il mondo. Ho scoperto che in questo momento, al di là delle bollette, non farei nessun altro lavoro per nessun'altra cifra. Ho smesso di essere inutilmente ambizioso, ho ritrovato, per esempio, il piacere di studiare, di approfondire, di modificare quello che so da ingegnere per renderlo fruibile a un ragazzino di 13 anni. Questo non è un'impresa semplicissima. No, questo è un bel aspetto. E quindi e la mia vita è adesso in funzione dell'insegnamento. Vai a dormire, vedi un film e dici: cazzarola, aspetta, questa cosa la posso trasformare in una lezione. Ed entri, vedi quanto è grande Dio o qualsiasi cosa ci sia al posto di Dio, dipende dai cittadini o no, ma è una scienza esatta comunque, che alla fine sono diventato anche io come quelli che criticavo, cioè vivo al di là della realtà e della società e penso solo ed esclusivamente a quel mondo. Quindi fammi capire, il ritorno al futuro potrebbe essere una tua lezione, cioè sostanzialmente? No. Non ho capito. No, dico, ritorno al futuro potrebbe essere una stai scherzando? No, in questo momento siamo più verso Interstellar. Quindi... Interstellar, beh, infatti non volevo... so della tua passione per guerra. Il primo preside, questa è l'unica cosa, no? Avendo vissuto l'inferno della libera professione, tra l'altro nel settore edile che insomma in provincia di Napoli è vivace, Sì. Mi ricordo che il preside, il primo anno, io ero ancora nell'anno di prova, mi guardò e disse: questo mi dovete spiegare una cosa, come fate a essere così rilassato? Io rispondi: preside, mi dovete spiegare una cosa, come fate voi a essere così agitato? Il mondo pure facciamo,
potete farmi fare tutte le riunioni e le relazioni che volete, ma per me è comunque il paradiso, per cui... Sì, dici, al massimo all'anno di prova lo possiamo fare nel cantiere edile. Questo è come sono entrato. Sì, in effetti tu eri partito proprio in un settore difficilissimo, penso negli anni 90 ho iniziato a insegnare, sì, quindi 90, tra l'altro anche in un periodo molto particolare per la campagna. È una fase della mia vita che richiederebbe dei racconti. Diversi, in un ambito diverso, no? Sì, diciamo che è stato... E poi la passione per la tecnologia. Ma di tutto questo invece, cioè, dei tuoi alunni, cosa hai imparato o addirittura cosa stai imparando? C'è un aspetto curioso. C'è una... Io lo riferisco a quello che so meglio, che è l'aspetto chimico. Ci sono delle reazioni irreversibili. No? Fai un uovo, denaturi le proteine, lo fai fritto, ma non è che poi gli sottrai calore, lo metti nel frigorifero e lui torna a essere uovo. No. Poi ci sono delle reazioni che sono reversibili e che sono quelle che in matematica si chiamano corrispondenza biunivoca. Allora, c'è un modo di affrontare l'insegnamento. Se tu sei convinto di avere ragione, di sapere tutto, ti siedi sulla cattedra, finisci la lezione, tutti ti hanno ascoltato, chiedi ai ragazzi di imparare la memoria, il giorno dopo i ragazzi tornano, nel migliore dei casi qualcuno l'avrà imparata, te la ridice, e non so poi come si fa a dormire con la sensazione di aver perso 3 giorni della tua vita a fare una cosa che è del tutto inutile. A me capita. No, è faticoso perché a me capita. Te la racconto meglio. Se io litigo con gli occhiali che sono storti, poi la telecamera... No, vai tranquillo. No, devi sapere anche che siccome sono specchiato, allora io vedo qui che... vedo qui che a me... Io indico la sinistra, ma lui mi indica la destra. Sì, devi stare attento. Infatti, allora, dicevo, te la racconto meglio questa cosa. Carmen... Adesso pure lei è grande, una ragazzina bellissima, 2 occhi azzurri incredibili, delle lentiggini spettacolari, bellissime, 3ª media, entra in classe, dice: professore, io vi devo dire una cosa. Dimmi. Dice: io sono contentissima, mamma mi ha messo da parte i soldi per aprirmi un salone, io da grande farò l'estetista. Il giorno in cui io dovevo spiegare le turbine idrauliche. Ora, la domanda che in quel momento mi sono detto... Perché gliele devo spiegare a Saurella? Che cosa gliene frega delle turbine idrauliche? Se lei c'ha in mente le bolle di sapone. No, mi ha rovinato la giornata perché avevo la netta sensazione che avrei perso tempo. Poi ci sono quelli bravi, no? Quelli che studiano. Sì. Ma se loro glielo fai studiare, io ricordo, sono laureato in ingegneria chimica, ma un quarto d'ora dopo che mi avevano firmato il libretto all'esame, ma io mi ero dimenticato pure chi ero e dove stavo. Per cui forse il rapporto con i ragazzi deve essere organizzato in maniera diversa, in maniera bidirezionale. E cosa ti torna dai ragazzi? Tu gli dai qualcosa, poi ci arriveremo a che cosa gli dai. Cosa ti torna? E ti ritorna un mondo che forse noi un po' più vecchietti cominciamo a perdere. Noi siamo, che ci piaccia o meno dirlo, siamo disillusi, siamo in qualche maniera cristallizzati in quelle che le esperienze ci hanno costretto a diventare o ci hanno fatto diventare, ma non necessariamente costretto. Loro vivono in un mondo plastico, fluido, con un orizzonte infinito di sogni, di speranze, di idee non particolarmente definite. E allora, già che tu navighi in una situazione del genere, personalmente respiri e dici: ma cazzarola, no? Oggi, stamattina, anche se è registrato, quindi probabilmente sarà 3 giorni fa quando andrai in la registrazione, però te lo racconto così. Ho lezione. Dai la data allora, stamattina. Alle 8 avevo lezione con una prima. Poverini, alle 8, quando si collegano in DAD, mentre quando arrivano alle 8 a scuola in presenza, poverini, sono già svegli da 1 ora e mezza.
quando stanno a casa alle 8, ma si sono svegliati da 3 minuti, quindi stanno lì. E quindi noi abbiamo il venerdì mattina questa usanza che il primo quarto d'ora di lezione facciamo colazione insieme. Che figata! Quindi sai, chi c'è il cornetto, chi fa la zuppetta di latte, chi c'è la brioche. A me va male perché io sono a dieta, quindi perfette biscottate con la marmellata. Chiamiamo questo quarto d'ora e poi si fa lezione, si fa quello che si deve. Ma che bella idea, Luca! Serve anche per svegliarci. E oggi è nata questa domanda, dice, io ho chiesto cosa cambiereste nella scuola. Ho detto, ma nella nostra? Ho detto, no, ho detto nella scuola. Ma c'è da fare un bel brainstorming lì. Io ho detto, avete un potere infinito, cosa cambiereste nella scuola? E allora quando tu mi chiedi che cosa ti torna indietro, ma ti torna indietro un entusiasmo e una voglia di fare che spesso noi docenti non attribuiamo ai ragazzi. Perché? Perché siamo fossilizzati in una trasmissione verticale di concetti o anche semplicemente in una reiterazione di quello che sei abituato a fare. Dice, ma tu stai criticando i docenti? Sì, te lo dico senza mezzi termini. Perché? E poi leggeremo i commenti sotto. Poi. Ma non perché, non dici, ma è arrivato sto presuntuoso, non manco cominciato a insegnare già critica. No, non è per quello. È che abbiamo, perché vale anche per me, paura di uscire da una comfort zone, che è la nostra, in cui tu comandi e gli altri ubbidiscono. Spesso faccio formazione, allora non lo so, ti capita di fare formazione, non lo so, su Arduino. Dice, ma è complicato, io poi che faccio? Devo diventare ingegnere elettronico per usarlo? No. Puoi gestire un processo di apprendimento su Arduino senza saper accendere un laptop. Tu fai l'insegnante, tu guidi il processo di apprendimento. Lascia liberi i ragazzi di risolverti il problema. Chiama i ragazzi, li metti intorno a te, dici io il LED con Arduino non lo so fare. Come facciamo? Mi hai aiutato a risolvere il problema? Allora, secondo me la soluzione te la tirano fuori. Su ste cose. Per due ordini di motivi. Primo, sanno dove cercare le informazioni. Cosa che nei nostri anni non esisteva. Non c'era, perché tu avevi l'enciclopedia, te le ricordi le ricerche in cui ci trasformavamo? In biblioteca, tu, io le ore. Che copiavamo a mano fino ai crampi alle mani, perché... Ma io ero già un pochino più fortunato perché c'era già una prima fotocopiatrice, quindi... No, quale? Io che l'enciclopedia a casa, io ero uno studente bravo, perché avevo mio padre che mi suggeriva una frase in più, che rendeva, cioè quel 3%, quel rigo in più rendeva la ricerca. E anche perché dici l'enciclopedia è quella, se tutti utilizzano quella enciclopedia. Originale. E invece adesso, poi quando non sapevi una cosa andavi dal professore. Adesso ci dobbiamo rendere conto che non è così. Loro non ci considerano proprio. La loro fonte di apprendimento qual è? YouTube, Wikipedia, Internet. E sto citando due risorse in cui tutto sommato qualcosa di reale e di positivo si trova, ce ne sono tante dove non c'è. Sì. Questo, il linguaggio è più veloce, poi possiamo essere d'accordo o no, ma è cambiato. YouTube gli spiega in 7 minuti, in 10 minuti, quelli che io normalmente ci metto 2 settimane perché sono un verbal man, come dice il professore, perché mi piace parlare. Allora vedi questo va tenuto in conto. Ti valga il fatto che il mio alunno, tornato in didattica a distanza, mi ha mandato il messaggio su WhatsApp e ha detto bentornati nel mio mondo. Capisci? Cioè, davvero? Fantastico, in effetti siamo tutti nel loro mondo. Sai che il vecchio giocatore di scacchi che all'improvviso gioca a rugby sul campo degli All Blacks, insomma, non è semplicissimo. In effetti, questo è il loro mondo. E poi ci sta, ribadisco, a chi invecchia ogni anno di più. Noi insegnanti abbiamo un problema spazio-temporale serio, mo citavamo Interstellar. Sì. Noi ogni anno facciamo un anno più vecchi, loro hanno sempre la stessa età. Sì. Cambiano i ragazzi, ma loro hanno sempre 12 anni. Sì. E questo è complicatissimo, perché tu fai quel lavoro per 40 anni, ma vedi, è il lavoro che ti porta a questa reiterazione continua. Parli sempre a ragazzi di 12 anni, sostanzialmente. Bravo, bravo. No, 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 no.
pensa, ti dico l'evoluzione mia, vuoi saperla? Vai, vai. Ho partito dicendo questa cosa, guarda, te la dico da fratello maggiore, poi ho cominciato a dirgliela da zio, poi ho cominciato a dire, l'anno scorso, 2 anni fa, avevo un ragazzo, Silvio, il cui padre aveva 30 anni. Io ne tengo 50, ho detto, Silvio, il giorno che mi chiamerai nonno ti uccido in classe. In effetti... No, perché poi il ragazzino Silvio era sveglissimo, sì, sì. Una mente freschissima proprio. Stava lì che mi guardava e diceva, professore, che faccio? Lo dico, Silvio. Silvio. Percepiscono. Mi è capitato poco prima della pandemia di fare una formazione a Modena nel Fab Lab con dei ragazzotti. Semplicemente abbiamo portato un progetto, un brainstorming. E io che non sono sempre a contatto con i giovanotti, ero stupito da, comunque dalle capacità di risposta e comunque guarda, c'è certo che a volte basta poco. Poi c'è una cosa, da loro hanno quella cosa sviluppatissima che noi abbiamo perso, il pensiero laterale. Sì. Loro hanno una capacità di trovare una soluzione che non è quella che ti aspetti. No, vero, 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 la usano... C'è un giornalista milanese, Stefano Laffi, che ho ascoltato una volta in una conferenza, bravissimo, credo fosse un economista, adesso si occupa di giovani, che gli ha detto una cosa straordinaria. Io ho più di 50 anni, scrivo con la penna stilografica che mi hanno regalato il giorno della mia laurea. Mio figlio non usa né la carta né la penna, detta al suo smartphone. Aspetta! La conclusione è che ci guardò tutti, io dovrei portare mio figlio nel futuro. Hai perso in partenza. Sì. Perché lui ha davanti a te 30 anni. Anche io, vero. I miei foglietti, i miei disegnini, le mie penne. Scusa. E allora questa è una cosa che dobbiamo accettare, che ci piace. Cari amanti del digitale, io che no, dobbiamo accettarla. Dov'è il ruolo nostro forte? Qual è? È chiaro che se lui va su YouTube, lui non è che sta imparando. Lo studente che va su YouTube ti risolve il problema, ma è poco più di una scimmia ammaestrata. Vede fare una cosa e la fa, ma non ha capito. Allora, il ruolo tuo qual è? Creare una struttura per quell'informazione che hai appreso. Ma devi cambiare il tuo ruolo. Se stai dietro la cattedra, questo non lo puoi fare più. E non è un fatto... Non è un fatto di tu fai tecnologia. No, vale in tutte le discipline. Vale in tutte vero, le vero, vero. Senti un po'. Ma sia prima che adesso, per magari adesso è anche un pochino più difficile, ma come fai a far nascere la scintilla ai tuoi studenti ogni volta che devi iniziare, ogni santa mattina devi iniziare a insegnare? Una battuta un po'... Sì, vai, vai. È culo. No, lo spiego meglio. Vai. Però la realtà è quella. Non c'è una ricetta. Come quando mi chiedono, dice lei, professore, che metodologia usa? Boh, dipende cosa hai davanti innanzitutto. C'era il collega di educazione fisica, mandato in pensione, diceva, gli studenti e le classi sono come il vino. Un anno ti capita il Brunello di Montalcino e poi per 5 anni c'è il Tavernello, no? Lui aveva creato questa sinusoide, ma che più o meno ci sta come tempo, tra l'altro. Non insegno da tanto, ma più o meno ci sta. E allora che succede? Se hai degli studenti che sono brillantissimi, che il Padre Eterno quell'anno ha deciso di mandarti, fai alcune cose. E quando hai gli altri, ne fai altre. Dipende innanzitutto chi è davanti. Personalmente mi riconosco, spero di non passare per vanaglorioso, mi riconosco una grande empatia, ma non solo nei confronti degli studenti. Lo direi più alla greca, una grossa simpatia, cioè riesco a percepire le alterazioni emotive degli altri, le vivo su di me, insomma, una sensazione curiosa. Cavoli, questo fa tanto. Cioè. Non è ottimo perché spesso fa male, non ti confesso che spesso accusi il colpo. Però sì. Che succede? Le mie lezioni sono chiacchierate,
E poi però all'improvviso scopri, chiacchierando, avendo 4 volte la loro età, no? Non è difficile accorgersi di quanto i loro occhi si aprono e li hai presi, cioè quell'argomento li hai presi. Allora sai che in quel momento batti il ferro perché... Finché è caldo. Certo, in questo sono avvantaggiato dalla materia che uso, perché se vedi le indicazioni nazionali di tecnologia ci sono quasi 8 corsi di laurea diversi. Ah, sì. Diciamo che nell'arco della scienza posso fare quello che voglio, non ho una maggiore libertà di movimento. Probabilmente se insegnassi matematica sarei un po' più vincolato ad altre cose, ma anche in quel caso un pizzico di fantasia e di curiosità. La verità l'ha detta mio nipote Jacopo, che sta finendo il liceo classico. Insomma, chiacchierammo una sera in una materia che non dico quale, sennò il professore Bencivenni si incazza. Non andava benissimo ad averci un professore come Alessandro. A cavoli! Non avrebbe avuto questi problemi. E cercai di capire, scusa Jacopo, dissi, tu c'hai tutti i 9 e 10, c'hai tutti... perché questa materia non va? E lui mi rispose, zio, secondo te, com'è possibile appassionarsi a una materia di cui manco la mia professoressa è appassionata? 1-0 per lui, palla a centro e discussione. Sì, in effetti. Capisci? Allora no. Questo, i ragazzini ancora alle scuole medie, ma vale per tutti gli studenti, percepiscono il tuo stato emotivo, ti guardano dentro, ti scrutano. E allora se tu... sei appassionato, non li catturi tutti, neanche questa è una ricetta esatta, però insomma, la lezione viene alimentata da altro. È giusto. è giusto. Ti voglio fare l'ultima domanda, perché in realtà un pochino me l'avevi già accennato, però erano i tuoi studenti, mi dicevi a dirlo. E invece tu... quale messaggio vorresti lanciare alla scuola del futuro? Bella domanda. Bella domanda. Io, sai, ti faccio un esempio, no? Il liceo classico. Ho studiato Aristotele, Socrate, Platone, Democrito, Eraclito, Pitagora, Protagora, poi siamo passati a Cartesio, a Galileo. In che materie le abbiamo studiate? Filosofia. Poi studi e scopri che erano tutti matematici, scienziati, fisici. In effetti. È strano, no? Poi scopri che erano degli scrittori. E allora ti cominci a chiedere chi erano. Sarebbe bello chiamarne uno, dice, scusa Cartesio, ti posso fare una domanda? Tu che cosa sei? Uno scrittore? Ma probabilmente lui ti risponderebbe, Cartesio, io sono... Cartesio. No. E la realtà è quella. Allora, cosa mi piacerebbe nella scuola? Mi piacerebbe una scuola incentrata non sulle discipline, ma sui temi. Sui temi. E perché, non lo so, se io, è un po' che regalo ai miei studenti dei podcast sui personaggi della scienza e della tecnologia, no? Gli racconto la loro storia in maniera più o meno semiseria, se no non è divertente. Però scopri che in quel caso stai parlando di scienza, sì, ma stai parlando di storia, perché racconti il momento in cui sono vissuti. E stai parlando di geografia perché racconti il luogo dove sono vissuti, e stai parlando di letteratura perché da qualche parte lo hai presa quella cosa, e stai parlando probabilmente di cultura straniera, quindi di inglese e di francese, e quindi non c'è una materia prevalente, non c'è un argomento prevalente, ma ci sta una conoscenza che va affrontata a tutto tondo. Quando ormai facciamo una ricerca su internet, chi nega il digitale sta negando il mondo, non è un fatto di chi è a favore e chi è d'accordo. Vero. Non c'è chi è a favore e chi è d'accordo. C'è da prendere atto che siamo in un mondo digitale, punto. Chi è di noi che ormai vede un film senza il cellulare alla mano per andare a vedere quell'attore che è passato sullo sfondo, chi è che ha fatto, l'ho già visto. Vedi, siamo tutti lì, aspetta, fammi andare a vedere.
No, no, mio padre si è, mio padre che rifiuta la tecnologia, però ha capito come funziona e quando c'è una partita di calcio, puoi vedere quanti anni ha quel giocatore e io vado a fare io per lui la ricerca. Ha capito il mezzo, cioè ha capito che l'informazione potrebbe arrivare. In un mondo digitale la parcellizzazione della conoscenza non ha più senso. Quando vado su internet a cercare una notizia, non trovo la notizia di italiano, la notizia di storia, trovo la notizia che ti racconta tutto. Sì. Allora, se si riuscisse, delle tante cose che cambierei nella scuola, questa mi sembrerebbe interessante, così come cercherei, siccome l'obiettivo della scuola, e lo hanno capito perché lo abbiamo scritto in mille salse, non è quello di farti imparare quello che sta sui libri, ma attraverso quello che sta sui libri. L'obiettivo forse è quello di insegnarti a pensare in maniera più o meno libera e consapevole. E allora questo non può essere frazionato né in discipline, ma né nel tempo in ordini di scuola. Bisognerebbe immaginare la scuola come quel posto che non frequento più da anni, cioè la palestra. Se la palestra la frequenti come la frequento io, cioè ci vai una volta ogni due anni e quando esci ti mangi 400 grammi di pasta alla matriciana, e non è che ti serve a molto, però se la palestra la fai in maniera continua e a livello crescente di difficoltà, che sono le due caratteristiche fondamentali dello sforzo fisico, sì. Comincia a essere fruttuoso. E allora perché io devo... alle elementari devo esaurire tutto lo scibile umano, alle medie in tre anni devo superare i miei limiti, quindi ricomincio da zero e riesaurisco tutto lo scibile umano. Poi siccome sono stanco, c'è l'allenamento defaticante, vado alla scuola superiore e ricomincio con tutto lo scibile umano e ricomincio da zero. Non posso creare un percorso lungo, approfondito, condiviso, transdisciplinare, in cui posso, ognuno può dare fondo a questo, perché quando lo fai, ma gli effetti sono enormi, non lo so, io ho imparato da un amico carissimo, Piersoft, a fare le mappe digitali, lui è un grandissimo esperto di Open Data, me lo ha spiegato. Tu immagina, abbiamo fatto le mappe dei libri, perché? Perché sennò dice che italiano non possono fare sperimentazione, non possono fare laboratorio perché loro fanno letteratura e non si può fare. Allora che facciamo? Ragazzi, loro leggono un libro, ne fanno una scheda, registrano un audio con la voce, dopodiché aggiungono le coordinate di latitudine e longitudine, lo mettono in un foglio Excel e ci sta la mappa con tutti i libri che hanno letto. C'è una biblioteca digitale consultabile. Clicchi, ti appare il libro, ascolti la voce di un brano di quel libro. E sulla stessa mappa lo possiamo fare con le opere d'arte e lo possiamo fare con, non lo so, musica e lo possiamo fare con tutto quello che ti viene a mente, lo possiamo fare con i videogame, lo puoi fare con quello che ti pare. Vedi che l'argomento diventa poi transdisciplinare per definizione e lo puoi declinare in un miliardo di modi diversi, però quando lo fai i ragazzi sono contenti perché non si accorgono, non sanno che stanno studiando. Vedi brutto quando ti chiedono, professore, ma questo mo che è tecnologia o italiano? Ho detto no, questi sono libri, non c'entrano né tecnologia né libri. Non sono libri. Ecco, vedi, allora è forse da questo che dobbiamo scappare, perché quando lo fai funziona. E invece purtroppo la parcellizzazione della conoscenza e della trasmissione ha creato quelli che chiamo gli orticelli, in cui, sai, come quando ci mettevamo così per non far copiare, tu facevi sì, che c'erano quei quaderni, cioè. La sensazione è quella. Migliore architetti e comunque sempre negli anni 80-90, anche perché ereggevano dei muri tempo zero e manco senza condono, perché erano belli alti, dritti. Una parola bruttissima, muro, i muri vanno abbattuti e tra le discipline non possono esserci muri, noi dobbiamo formarli. Certo, attenzione, ci vuole impegno per fare questo, però noi siamo, diciamocelo, chi insegna, qualcuno è entrato nella scuola per pagare le bollette, ma chi insegna lo fa per missione, non lo fa perché gli piace. Vedo scritto là, mo ti sfotto un po', I love dad, che qualcuno potrebbe leggere con I love dad, no, è un momento pericoloso per dire questo. Sì, in effetti. Vedi che è un anno, non ce la facciamo più, però la didattica a distanza ha dimostrato che i docenti non si sono fermati,
l'hanno tenuta attiva di propria iniziativa, poi supportati dall'aspetto burocratico e legislativo, però non si sono fermati un attimo. No, è che tra l'altro poi in privato mi è proprio successo, mi è arrivato un messaggio su Facebook chiedendo perché avevo messo il cuoricino con io amo la didattica a distanza. In realtà gli avevo fatto presente che il 19 marzo era veramente vicino e che pure io, essendo papà, ho ricevuto in regalo la poesia e il lavoretto fatto dai miei figli. Gli studenti che mi hanno chiesto, diceva, vabbè, insomma, poi ho mica usato la PlayStation. Detto, ma che pensi, che io sono un vampiro, che finisco la scuola, mi metto nella bara e mi risveglio il giorno dopo per venire a fare lezione? Ho detto, guarda, ho una vita privata. Anch'io sono uno di quelli sgridato direttamente dalla mamma di mio figlio, perché sono già 2 o 3 ore che stiamo collegati davanti a un videogioco. Ma c'è il papà, lo controllo io. Ma tu sai che facemmo una sfida, ho detto, ho capito, se vediamo un videogioco vostro, disse, ragazzi, sono belli, sembrano film, a me alcuni generano ansia perché sono troppo impegnativi. Sì. Però ho detto, non pensate che solo perché ho la barba bianca, senza capelli e ho 50 anni, che io non sappia niente di videogiochi. Anzi, fra tanto maturate la mia esperienza sui videogiochi, ne dovete mangiare di 8 bit e di palline che si spostano a destra e a sinistra. E ho detto, proprio per sfidarci, ho detto, io accetterò la vostra amicizia sulla PlayStation e vi sfido a Fortnite il momento in cui riuscite a raggiungere, senza morire manco una volta, il terzo livello di Space Invaders. Ancora non ho nessuna richiesta di amicizia su Fortnite, sappilo. Poi neanche un videogioco a caso è nominato no, Space. Ci sta un motivo, no? Che tra l'altro non è neanche troppo semplice, che era veramente, e non c'erano le risoluzioni, e non c'erano le soluzioni su YouTube, cioè, quindi tu dovevi andare avanti, cioè, quindi lo sforzo mentale era quello di ricordarsi veramente tutto ciò che aveva finito lo schermo, non potevi sparare a ripetizione. No, cioè non è che vagava nell'aria, cioè aveva un inizio e una fine, poi è vero. Io sono uno di quei papà che invece, visto che il videogioco è troppo complicato, mentre lui gioca io guardo su YouTube e poi dici, papà, ma sei veramente bravo? Dice, papà, è tutta l'esperienza ormai. E di là, non te lo vorrei far vedere, perché ha scoperto il trucco e vive e gioca la PlayStation o il tablet vicino. Sta facendo una portazione. Grande, io pure. Adesso stiamo giocando a Zelda Brave of the Wild e quindi mi tocca, perché è veramente difficile, dispersivo, non ho ancora capito se stiamo iniziando o finendo, sono a metà. Non l'ho ancora capito. Ho giocato a God of War, comprato perché Kratos vecchio, mio figlio, mi diceva, papà, senza capelli, la barba bianca ti somiglia. Ho detto, hai ragione, ha una ridistribuzione muscolare diversa, ma mi somiglia, no? E sono bloccato a un punto da 2 settimane, il chiappo solo mazzato, non riesco ad andare. Ecco, come vedete, io e Luca passiamo il tempo così a chiacchierare. No, riscoperto uno, sai, Starcraft 2, riscoperto perché, per puro caso, perché c'è questo ragazzino italiano che per la prima volta ha vinto il mondiale su Starcraft, travolgendo i coreani che erano imbattuti da anni, e sono andato a vedere, era gratuito, quindi ci puoi giocare gratuitamente, si scarica gratuitamente, l'ho scaricato e sto lì. È grande. Le parti. Luca, non so se la metto perché ho paura che ci linciano i nostri carissimi professori, però io intanto ti ringrazio per questi 40 minuti. Doveva essere 20 minuti, in realtà abbiamo sporato di 20, ma chi se ne frega, va bene così. Il bello del lato umano è chiacchierare. Grazie veramente per le parole e per le risposte che fanno veramente tesoro, soprattutto in questo periodo dove il docente, secondo me, si sta riscoprendo. Che dirti? Non dobbiamo smettere, è stato un anno difficile, ma non ci dobbiamo dimenticare lo sforzo che abbiamo fatto e i passi avanti enormi che abbiamo fatto in un anno. Vero.
i docenti hanno cambiato categoria, insomma, giocavamo in Serie C, adesso siamo in Champions League, abbondi lì, fammelo dire così. Lanciati proprio da pronti via, lanciati proprio con un cannone, cioè che neanche fatto la gavetta. Noi ci rivedremo presto con la seconda intervista di Docenti Presenti. Ciao a tutti da Daniele, grazie Luca. Ciao da Luca, ciao da Luca.